oggi. Eccolo là che sta bevendo, e ti pareva se non stava bevendo un goccio di birra? Buonasera, buonasera. Sembra buonasera, quasi alcolizzato. Retro Caverna 816 bit, di nuovo ci siamo qua. E cosa facciamo oggi? Oggi, come l'abbiamo detto 5 minuti fa. Fai vedere la birra che è finita. Dov'è la birra che è finita? Qua. Allora, la mia birra era questa qua, che alla fine ho riutilizzato, vecchio dischetto di 5 pollici e mezzo, che quando io lo apro e cerco di berle, tutte le gocce che rimangono sul bordo della bottiglia non cadono giù. Giusto. Potete giusto. Riutilizzarlo quando fate una festa a casa con vino che dovete versare. Quante volte avete buttato vino per la tovaglia e vostra moglie vi ha fatto un culo così? Tantissime. Utilizzate il dischetto, quello che non vi serve, del 5 pollici e mezzo, e non perdete neanche una goccia. E con questo vi ringraziamo tantissimo, e con questo abbiamo finito il nostro tutorial. Solito io dico abbiamo finito e Beppe pappa Italia, mamma mia. Tu non puoi fare il video, cioè io dovrei essere dall'altra parte e anche da questa parte. Dai, allora, vai avanti. Come l'abbiamo detto, l'altra volta l'abbiamo fatto il dischetto 5 pollici e mezzo di 5,25. Bravo, di nuovo lo stesso errore. Mi manca la birra. Hola. Allora, oggi, che vuol dire dopo 5 minuti, facciamo il dischetto di 3 pollici e mezzo. Perché ridi? È vero, 5 minuti fa, neanche. No, va bene, un po' di più. Allora, di nuovo, la frizzellina, quella da 0,2 mm, con la cola attaccata insieme con il ferro da stiro, che fanno 0,4. Questa volta però ci servono i forbici da elettricista di Beppe, o se no anche un tronchese o una roba del genere. Basta che sia abbastanza forte per tagliare questo dischetto qua che c'è all'interno. Una pinza piccola, cioè dipende, se riuscite a lavorare con la pinza grande nessun problema. E ovviamente il dischetto 3 pollici e mezzo. Tutti sappiamo benissimo come togliere la protezione del dischetto da 3 pollici e mezzo. Dai, togliti, ecco. Togliamo, che dopo lo riutilizziamo. Togliamo via anche la mola, che ci servirà per dopo. Ecco, se non tutti sanno, si vede, Beppe? Qua c'è la mola, perché magari non tutti sanno che qua c'è la molla. L'ho fatto per scontato, ma tanti possono non saperlo. Boh, allora abbiamo adesso il dischetto. Prendiamo, magari questa volta prendiamo il taglierino. Prendiamo il taglierino perché deve essere abbastanza sottile. Perché cosa io devo fare? Devo cercare di aprire il dischetto che è incollato a caldo, ok? Per cui lungo il bordo lo devo forzare in modo tale di aprirlo, ma non rompere la custodia. Ecco, facciamo piano pianino, con calma, non fatevi tagliare, perché con taglierino. Mamma mia, questo qua è più duro del solito. Ecco, colpa mia. Sì, sì, è colpa tua, perché tu hai dato dischetto, I miei dischetti non sono mai così ostili. E tuo sempre deve essere qualcosa di ostile. Eccolo. L'abbiamo aperto. Allora, abbiamo sezionato un dischetto, che praticamente, come l'abbiamo fatto anche con dischetto da 5 pollici 25, dobbiamo togliere questa parte qua. Non importa che qua magari dopo rimangono i residui, ok? Che dopo anche con magari con... Vuoi un po' di WD-40? No, guarda, va bene così.
perché alla fine questa parte qua è attaccata sul dischetto a caldo, per cui non è che riuscite a ripulire perfettamente. L'unica cosa che lasciamo questa parte qua che tiene sul centro il dischetto. Poi togliamo il dischetto, che alla fine è talmente bene incollato che si è tolto da solo, e con questo qua potete fare spargigocce per la bottiglia piccola di birra. Potete fare anche perfetto candelabro, mettiamo il candela squa che raccoglie le gocce della candela, è fantastica, bella presentabile. E non cadono le gocce, fantastico! Non dico che finiamo qua perché Beppe spegne il cellulare. Boh, togliamo anche da questa parte. Se qualcuno ha seguito il filmato precedente di dischetto 5 pollici 25, nota una piccola differenza. Non butto per terra niente. Bravo. Ecco, possiamo fare così, grattando leggermente con punta di taglierino, residui di fliserina, ma anche se rimane qualcosa, tranquilli, non succede nulla. Bene, tiriamo il dischetto, questo qua per il momento non ci serve, possiamo metterlo da parte. Adesso qua c'è un cerchietto con la cola che di solito si toglie, ecco, che non ci serve più. Adesso bisogna fare due linguette. Facciamo con forbice qua, tagliamo, tacchete. E dall'altra parte la stessa roba. Zaccate. Ok. Adesso questo qua dobbiamo alzare. Così. Questo lo raddrizziamo leggermente. Ok. E anche questa qua dobbiamo ripiegarla. Questo qua dopo lo ripieghiamo meglio quando avremo un dischetto di fliseline tagliato. Ti sei accorto che hai fatto la cagata? Perché? Sì. Ho fatto la cagata perché lui dice che questo qua mi serve, ma non importa, è la sua misura, se la tiene e compra. Però c'è le gocce adesso. Mamma mia, vabbè, ma tu devi sempre puntualizzare, dammi un altro dischetto e basta. Pulito. Eccola, appena. Facciamo sempre la sagoma del nostro dischetto. Zacchete. Zacchete. Centro. Bene, adesso possiamo tagliare il nostro dischetto. Come là, tagliamo leggermente il centro e tagliamo anche il centro.
Voilà. E adesso passiamo al nostro dischetto di ferro, che lo posizioniamo proprio al centro in modo tale che aderisce bene. Purtroppo quello che era prima non avrebbe neanche volendo potuto tenere incollato la frizzeline. Prendiamo cacciavite e cerchiamo di ripiegare le alette che l'abbiamo prima creato. Ok, allora queste alette devono essere dopo perfettamente dritte in modo tale di non creare inutile spessore dopo, come vedete qua, e qua è dritto. Dopo prendiamo il nostro dischetto, mettiamo all'interno e cerchiamo di girarlo e cerchiamo di sentire se non ha nessun strano attrito all'interno. La stessa cosa possiamo fare dopo anche con questo, senza incollarlo al momento. Ok, cerchiamo di girare, magari anche con cacciavite, dai. No, cacciavite no, perché cacciavite servono due punti d'appoggio. Ok, vedete che gira perfettamente senza nessun attrito. Dopodiché adesso non ho preso la cola perché Beppe non ha preparato la cola. Basta che noi mettiamo sui punti dove vanno attaccate, attaccata l'altra parte, mettiamo 4 gocce di attack, riattacchiamo tutto quanto. Magari aspettate un attimo che cerchiamo di farlo anche questa parte qua. Ci qua abbiamo recuperato, abbiamo l'attack, recuperato un po' di attack che alla fine mettiamo, aspettami qua, che ok, mettiamo su 4, ok, puntini di attacco, mettiamo anche qua. E lo richiudiamo, ok, lo richiudiamo, aspettiamo un attimo che si asciuga. Intanto possiamo mettere la nostra molla, che alla fine la mettiamo qua, zacchete, e possiamo rimettere il nostro blocco, va bene. Forse. No, ci rimetto, dai. Solo che ha bisogno di un po' di forza, ecco, perché io voglio che entra anche la molla, però la molla non ha preso. Riprendiamo un attimo, succede anche ai migliori. Quindi l'hai piegato adesso? Cosa ho piegato? No, guarda. Ah, ok, perché si è piegato la linguetta questa qua, ok. Se non mi ascolti. Non me l'ascolti. Guarda che io non è che tutto devo vedere, eh. Oh, là. Allora abbiamo il nostro dischetto. Ok. Ecco. Abbiamo il nostro dischetto di pulizie, anche di 3 pollici e mezzo. E a sto punto possiamo berci una birra e voi, se volete, fatevi un dischetto 3 pollici e mezzo, 5 e un quarto, non spendendo niente praticamente, perché alla fine cosa volete che costa un po' di frizzeline? Nulla praticamente, potete fare tutti quei dischetti che volete alla fine per voi tutti gli amici, e poi la cosa migliore che vi rimane è il dischetti salvagoccia per bambini e per adulti. Per adulti. E con questo bel tutorial ringraziamo tantissimo, vero Beppe? Sì, ringraziamo tutti dell'attenzione, che avete perso così tutto questo tempo per, esatto, seguirci.
Anche perché tra una roba e l'altra sono 15 minuti, non è proprio poco. Cioè, non è, sono pochissimi. Seguire 15 minuti due idioti che bevono birra non è poco. Ubriaconi che stanno facendo dei dischetti di pulizia, vuol dire che o sono veramente ubriachi o sono veramente malati da quel punto di vista. Bene. Ciao, a presto, perché abbiamo tantissime cose in testa o per la testa per fare, per rifare, per cui seguiteci. A presto!